Buongiorno da Boricard, buongiorno dalla Francia, bonjour, eccoci qua, è il momento più importante della mattinata. Abbiamo scherzato, abbiamo riso, ci siamo divertiti, abbiamo analizzato e abbiamo raccontato degli aneddoti. Questa è una mattina più seria, questa è una mattina in cui l'adrenalina comincia a penetrare dentro la cabina di commento. Buongiorno dal vostro Ivan Nessa da Boricard e qui con me lo straordinario Marco Nesi. Ciao Marco. Ciao Ivan, ciao a tutti, ben ritrovati. Siamo alla prima qualifica dell'anno, primo evento importantissimo dove non si gioca più a nascondino in pista, dove bisogna fare davvero sul serio. Bisogna fare sul serio le raccomandazioni del 9 volte campione del mondo MotoGP Valentino Rossi nei confronti di Maxime Martin, il belga che darà il là alle qualifiche di una 46 che ieri ha riscontrato problemi tecnici sulla sua macchina, oggi probabilmente, e speriamo, sistemati, pronta a lottare con i migliori, la Rove numero 98, la papabile, una delle papabili in pole position. Philip Heng, uno dei piloti che non ha bisogno di presentazione, Rover Racing, che lo scorso anno ha fatto tanto bene, ha tenuto la livrea e ha mantenuto anche il ritmo che aveva impresso lo scorso anno inizio stagione. Arriva un timido pubblico, più che timido perché si sta riempiendo il parcheggio di Paul Ricard con vetture che sono in ritardo perché la qualifica sta per prendere il là. Tante vetture, questa anche molto interessante, la vettura di Maro Engel, pronto anche lui, uno specialista, ex compagno di squadra di Raffaele Marcello, uno di quelli che la Mercedes la sa guidare e uno di quelli che questa macchina può metterla lì davanti. Sono tante, Marco, le macchine papabili in pole position, mai come oggi probabilmente, 55 vetture al via, tante vetture che possono far bene e nella categoria overall e nelle categorie gold, silver e bronze. Marco, assolutamente sì, io guarda ti dico, ho individuato circa 11 macchine che possono fare la pole position oggi, giusto per dire quanto è alto il livello e anche quanto sono tutti ravvicinati. Questa è una grande novità. Christopher Mintz, la Ford Mustang, il vuoto aspirato 5.4 litri americano che suona, come sapete bene, con un sound che ha qualcosa di stelle strisce, riconoscibilissimo. Entrano in pista le vetture verde al semaforo, va dentro a un'altra novità, la Aston Martin Vantage GT3 del team Come To You, con questa livrea molto bondiana e questa livrea che può essere interessante. Questa probabilmente una delle livree più famose e più storiche in tutto il motorsport, la veste, la McLaren, con Marco che gli fa il cuoricino con la mano. Garage 59, Dean McDonald, pronto anche lui con la Mecca, così la chiamiamo, a solcare il bellissimo tracciato di Paul Ricard. Track test, a molti piace, a molti non piace, resta il fatto, Marco, che è un tracciato completo. Che è completo, assolutamente sì, perché hai un primo settore molto lento, hai un secondo settore dove è sostanzialmente velocità pura e un terzo settore che è tutto di guida, ma guida veloce, quindi sono tre settori completamente complementari l'uno con l'altro. Chiedo scusa il gioco di parole bruttissimo, però è per far capire quanto è complicata la pista, quanto è complicato trovare il setup corretto. Esce la Porsche, il Team Dynamic, eccellenza italiana Porsche, molto molto bella, 992. Intanto buongiorno chat, ragazzi, vi leggo tutti, ciao a tutti, buongiorno, come state? Spero bene. Pronostici, ragazzi, pronostici, chat, pronostici. Fateci sapere i pronostici. Carlo che mi chiede come sto, perché ieri non è stato un grande pomeriggio, non è stato un grande pomeriggio ieri, però ormai basta, cioè era ieri, adesso è cambiato il gioco. E allora, adesso facciamo intanto, le cose, attenzione, sì. Notizie, pole position, Justin Verstappen, okay. Pole qui. ci sta, ha senso. No, a parte gli scherzi, H, Ase Feller, macchina del Tresor Orange One, campionessa in carica dello sprint, può essere una di quelle macchine che questo weekend sta faticando un po', può essere una macchina che può far bene sulla durata del campionato. Io ho messo un po' di macchine, secondo me, in lista di quelle che sono le migliori prestazioni, sono tante, sono la 98 e la 998 del Team Rove, la 32 del VRT, con un punto interrogativo sulla 46 in caso avesse risolto il problema, ma metto anche la 63, la vettura dell'Iron Lynx Lamborghini, e soprattutto le due Ferrari. Mi preme di più mettere la 51 papabile per la pole position. E poi, Marco, attenzione a Rutronic con Porsche, perché ha dimostrato dopo la Mustang di essere la macchina più veloce sul rettilineo, il lungo rettilineo del Mistral. Sì, però Rutronic, analizzando i passi di ieri, gli mancava qualcosa in visione gara. Può essere una buona posizione di qualifica la loro, punto di domanda? Sì, possono fare bene in qualifica, però in gara a livello di passo non erano a livello di 98 e 998 hanno fatto un lavoro mostruoso ieri, girando costantemente sotto il 55,
come passo gara, quindi sono andati molto molto forte. Comunicazione di servizio per non fare confusione: la diretta della qualifica è soltanto sul canale GT World, la diretta della gara, quindi la diretta oggi pomeriggio, è solo sul canale GT World. La gara sarà riproposta in differita martedì alle 17.30 su Sky Sport Arena. Solo per questa gara verrà fatta una diretta e non una differita su Sky, poi ci stiamo mobilitando per cercare di mandarle in diretta. Però se volete seguire la gara in diretta e non spoilerare, non avere spoiler sui risultati, dovete collegarvi a questo canale GT World Lingua Italiana oggi pomeriggio alle 14.30, perché alle 15 c'è la bandiera verde. Condividete ragazzi la diretta, mettete like alla diretta se vi sta piacendo, un bel pollicione in su, cerchiamo di farci valere, condividete, spammatela sui social, Facebook, Instagram, TikTok, quanti ce ne stanno? TikTok, Instagram, Facebook, ma lo chiedi a me che Prez, no, Marco, OnlyFans non è un social, cioè, smetti, no, vabbè, va. Chiudi l'applicazione, no, no. Guarda chi è, guarda chi è. Sì, è il Jack Altoe. Ciao Jack, buongiorno, l'aspettiamo a Brenzaccio, ovviamente scherziamo. Vettura numero 74, già bandiera bianco-nera. Colgo la palla al balzo per farti una domanda, Marco. Spieghiamo come funziona il track limits qui. Track limits FIA, quindi la linea bianca è quello che determina poi track limit o meno, però i giudici saranno particolarmente severi su alcune curve dove hanno messo delle fotocamere proprio per andare a controllare al meglio quelli che sono le uscite di pista. Le curve sono nello specifico la 2, la 5, la 7, la 10, la 12 e la 15, che è l'ultima curva. Oltre alla lista, proprio l'ultima curva della pista. Allora, viene cancellato il giro se corri in un track limits, esatto. Qualifica, ti viene cancellato. Se addirittura causi, cosa che succede spesso, può succedere, si è parlato tanto in Formula 1, dove sai, a Monaco succede spesso, che causi una rossa. Qui, in caso una vettura causi la bandiera rossa, ti viene cancellato il giro, e viene cancellato il giro, quel giro, a tutti, non il miglior giro, però viene cancellato il miglior giro a chi ha causato la rossa, e invece viene cancellato a tutti il giro, a meno che tu non sia lontano dal momento dell'incidente. Esempio, se l'incidente avviene nel primo settore, tu sei già nel terzo, non è che ti cancellano il giro. No. Ok. Questa è una bella novità, Sky Tempesta Racing, Team 93, quarta macchina in 4 anni, l'abbiamo ripetuto, è di Shiver italiano, 59 millesimi, sta migliorando. Attenzione a questa qualifica, perché sono solo 9 minuti alla conclusione, quindi detto quello che è il regolamento, Marco, ci tufferei nella qualifica. Detto che la live su YouTube la potete guardare quando volete, è gratuita, potete fare quello che volete, è in diretta integrale, quindi seguitela qua, e adesso via in qualifica. Primi tempi che possono iniziare a essere interessanti con un 53.8 da parte di Klingman là davanti con BMW. Maxime Martin, Fuchs nel primo settore, 448 millesimi, attenzione all'asso belga, vediamo se questa BMW numero 46 ha sistemato i problemi. Attenzione all'asso Martin 007, sarà proprio Mattia Drudi a prendere i remi di questa Aston Martin. Maxime Martin 492 millesimi, Fuchs è anche nel settore centrale, sta spingendo la vettura giallo fluo e blu del dottore. Attenzione con Maxime, che è un esperto a guidare questa M4 largo. Vediamo se incapperà in un track limits, dovrebbe essere stato dentro. Attenzione lì con la F corse lì davanti, c'è anche la Rutronic, diventano 44 millesimi, scendono di vantaggio nel settore centrale, c'è Klingman lì davanti con la BMW on board con Maxime Martin. Alto Drudi nel primo settore. Traffico per Martello. C'è una Lamborghini che si aggira, dovrebbe essere la 63 se non sbaglio. Arriva Maxen 51, 52, Martin 53, 54, 263, non fa Fuchs nel settore centrale, Maxime Martin che si mette in terza posizione, 1.54, 263 per lui, c'è la vettura del Grasser che è girata lì in bandiera rossa perché non riparte la vettura, quindi bandiera rossa con le qualifiche che differentemente dalle prove libere il live timing, il tempo si stoppa e quindi possono rientrare tutti al box. Ecco, questa è la situazione di cui avevo parlato poc'anzi, sembra un po' una predizione Marco. In questo caso la 19, il miglior tempo che ha fatto viene cancellato. Ma tra l'altro è stato cancellato anche il tempo di Pereira, aveva siglato un 54.3, Frank Pereira, sempre Grasser Racing Team con la numero 163, aveva fatto 54.3, è stato cancellato perché probabilmente ha migliorato proprio nelle, magari anche nell'ultimo settore o appunto in caso di bandiera rossa, quindi cancellato anche il suo tempo. Assolutamente sì, intanto ci chiedono
Ivan, ce lo chiede Nicolas. Ivan, quindi la 46 ieri aveva effettivamente problemi oppure testavano il passo? Allora, quello che siamo riusciti a capire è che la 46 avesse problemi di raffreddamento e quindi hanno lavorato tutta la sera, tutta la notte per cercare di risolvere questo problema. Quindi è questo il motivo per cui perdeva addirittura 6-7 decimi solo sul rettilineo principale. Quindi il motivo per cui ieri erano in difficoltà non era la questione del pieno. Intanto riparte la Grasser numero 19, bisogna rientrare in pit lane tutti quanti con la bandiera rossa. Ci chiedono Team Radio, sentiamo. Eccolo, Marxé Martin, sentiamolo. Yeah, but I had to back off massively for this yellow flag. Anyway. Yes, I saw that. All good for the moment. P3, we are P3 now, correction. Jens Klingman, P1, 53.8, Edith Schiever and you. Allora, gli viene detto il tempo di riferimento 3.8, ovvero 3.8 per Klingman, che è momentaneamente in pole position, e Maxi Martini stava lamentando di una bandiera gialla che ha visto. Sì, era proprio nell'ultimo settore, perché lui è passato quando la vettura del Grasser era già girata nell'ultima curva. Però lui comunque lì ha perso tempo, non solo per la bandiera gialla, ma anche perché ovviamente aveva traffico, quindi se Martin avesse tenuto il suo ritmo sarebbe andato ben sotto questo tempo. Sì, assolutamente. Ci scrive Ale Bertolini, buongiorno a tutti, forza numero 52. Ovviamente ci uniamo Ale in bocca al lupo per il nome è abbastanza affine. Sì, assolutamente, visto, assolutamente. Quindi... sì, l'abbiamo incontrato ieri, tra l'altro. Sempre di una gentilezza proprio squisita. Devo dire che Bertolini potrebbe fare molto bene con la Ferrari, con la numero 52, ricordiamolo, uno dei piloti più vincenti della storia del motorsport a ruote coperte. Abituato a far bene. Leggendarie le sue imprese con la MC12. L'anno scorso l'ho visto portare per la prima volta in pista e presentarla la nuova Maserati che corre nel campionato GT2, quindi assolutamente un pilota di riferimento per il panorama di motorsport italiano, quindi in bocca al lupo al nostro caro Bertolini. Buongiorno alla scuderia Ferrari Club Como, buongiorno a Simone C, un saluto. Ci chiederò che lì alla Mercedes come è messa e con che auto si gioca di più la pole. In realtà la Mercedes è messa bene, ma se la giocano in tanti la pole. Allora, Aston Martin è la vettura che mi sento di poter dire che forse in pole faticherà un po' per esserci, anche se in mano a Niki Team io ho sempre una remora a dar tutto per scontato, però secondo quello che sappiamo Aston Martin ha un asso nella manica che è la gestione della gomma e la gestione della gara, quindi se devo puntare un euro forse l'Aston Martin della Camtuio non lo metto in qualifica, ecco, questo è quello che io penso. C'è un problema momento, tanto c'è notevole. Una vettura della F Corse numero 74, no, Kessel. No, Kessel. È Kessel, guarda come vibra, è all'anteriore sinistra. Wow. Che non è stretto un bullone, ho avuto un contatto, no, lì mi sa di contatto, perché la ruota fa un gioco particolarmente strano. Ho visto dei Marshall anche mettere a posto i paletti interni, però non so se è stato in contatto o meno. Ecco, ha dato il box con Valentino Rossi e Raffaele Marcello. Buongiorno ragazzi, nuova coppia all'interno del box WRT numero 46. Grandi ambizioni, grandi progetti. Attenzione, questa è la classifica overall con Patrese in bocca al lupo, Lorenzino in posizione numero 10, vettura numero 88, facente parte della categoria Gold quest'anno. Patresino con la sua voglia arrembante di un team tutto italiano. Problemi in questa gara, però vedremo se durante la stagione riusciranno a essere un pochino più competitivi Audi del team dell'equipaggio numero 88, che non ha avuto efficaci soluzioni tecniche per il momento, hanno delle grosse difficoltà tecniche, ecco, quindi sicuramente poi dopo magari li rivedremo più avanti. Ovviamente soltanto 19 piloti sono passati sul traguardo con un crono valido, e adesso con bandiera rossa, e ci siamo in 7 minuti e 55. Marco, come si entra in pista in questi 7 minuti e 55? Il tema è che ci sarà tantissimo traffico in pista, sono 55 vetture per una pista di 5,7 km, vuol dire posizionare la macchina ogni 110 metri, giusto per far capire il tema. I piloti ci hanno sempre detto in questi giorni che il traffico al Paul Ricard è sempre una particolarità da gestire, anche perché ci sono delle vetture che l'aria sporca la soffrono particolarmente. Intervista. Abbiamo direttamente il dottore con Antonia Ranking, allora sentiamolo. Buongiorno Valentino, buongiorno Antonia, sentiamo le parole del dottore dal box. Vale, we've got colder conditions today. What are you aiming for?
Allora, when is a bit more cold, usually you can go faster because the engine is faster and also the tire have a better grip. But you know, in the quali here is really a question of lucky or unlucky, if because you have a lot of car in the track. So you need to prepare everything, but after you need to have that bite of lucky to have the right lap, clear lap. So we will see, and we will try to start in the top 10. Absolutely, and of course there's a lot of traffic out there on this grid. How are you going to avoid that? You can go at the beginning, you can wait a little bit, you can wait a lot, but after you never know what's happened. We will see. Brilliant, best of luck, thank you. Mi è scappata una risata. È sempre meraviglioso, mai banale Valentino Rossi. Mi è scappata una risata. Arriva alle dichiarazioni al microfono, è sempre molto sincero, perché gli hanno detto com'è la qualifica, qual è il vostro obiettivo. Ha detto: beh, sicuramente sarei nella top 10, però con il traffico, tanto c'è la vetrata Ferrari che viene spinta. Allora, no, questa è la 52. Questa è quella, ok, perfetto. No, ma la cosa bella è che lo viene invitato. Ci ha detto Valentino qual è la situazione che studia tutti, praticamente tutti i team. Cerchi di attendere quel margine di pista libera, però magari quello che hai davanti poi alla fine rallenta, è il terzo settore e tutto lo trovi davanti, quindi ha detto sì, puoi preparare tutto al meglio, però alla fine è culo, cioè nel senso è fortuna. Il culo, sì. Quello avrebbe voluto dire, nel senso che alla fine è fortuna, Marco, avere la pista libera che ti permette di essere a posto con il tuo giro. È uscita la 63, la Huracan dell'Iron Lynx, vettura che secondo me è molto probabile essere lì davanti, e in questo momento è guidata, non riesco a capirlo perché poi nella nostra grafica si deve ancora aggiornare, che c'è Caldarelli, però c'è anche Alessio Rovera per la 51. Verde, per attenzione, bandiera verde, passaggio. Parte praticamente una gara, Marco. Cioè praticamente sono belle le quattro Aston Martin tutte in fila, Sì, con Christopher Hase qua inquadrato in questo momento con la Tresor Orange One dentro. Lui pilota sempre molto molto generoso, Christopher. Recentemente tra l'altro ha vinto la 12 ore di Sepang, quindi pilota molto molto in forma. Lui è sempre molto sereno nel modo di essere all'esterno della pista, però in macchina dà tutto quello che ha. Un po' di traffico anche per Christopher lì davanti, di un'auto sorella del team Saint-Loc. Allora, intanto la scuderia Ferrari Club Como dice tanto buongiorno a tutti, buongiorno a voi ferraristi, forza piedone Alessio Rovera numero 51, c'è gran tifo per Alessio Rovera che mi è sembrato molto in forma. Lui con Davide Rigon e soprattutto Alessandro Pierguidi formano un terzetto tutto italiano che può rendere incandescente questa mattina rossa. E di altissimo livello. Altissimo livello. Attenzione, livello. Alessio Rovera ancora negli occhi quella che è stata la sua prestazione in quel di Spa-Francorchamps e in qualifica, soprattutto in gara. Poi una foratura ha causato il lento declino della 296 GT3 targata F Corse. Purtroppo Spa è una gara dove tutto deve andare per il meglio, nonostante siano 24 ore, poi purtroppo dopo rischi di portartelo dietro. Intanto Christopher Hans con pista completamente libera, 147 millesimi nel primo settore, 298 di ritardo, ma sono le sue migliori prestazioni nei primi due split. Si cerca di migliorare per provare ad attaccare la classifica. Marco, molto intelligenti in Tresor Orange One a mandare in pista Hans così presto per avere proprio questa pista libera, perché magari questo non sarà il suo miglior tempo, però avrà le condizioni perfette per poter far bene il prossimo giro. Non è vero, vengo smentito immediatamente dalle immagini, perché ha delle macchine lì davanti a sé. Sì, delle macchine davanti a sé che ovviamente sono uscite leggermente più in ritardo. C'è anche la Ford di Miss con ovviamente la Ford Mustang che ha bisogno di tanti chilometri. Track limits per la 46, perché vedo la bandiera bianconera, Marco. Bandiera bianconera vuol dire ultimo avviso per track limits, sostanzialmente. Sì, però non lo so, Marco, forse è più un avviso per qualcos'altro, sì. Nel senso che Maxime Martin non ha track limits dalla nostra grafica. Stava cercando di migliorarsi, non c'è riuscito, probabilmente magari ha ostacolato. Tanto guarda chi c'è là davanti.
Intanto Dries Van Thor, numero 32, si comincia a fare sul serio. 1.53.304. Marco, lo scorso anno eravamo su 52 in qualifica. Sì, ma mi aspetto dai 52.7 o anche di meno nel momento in cui si arriverà nel Q3. Ricordiamo che qua non si può andare a fare benzina, quindi il primo pilota parte con il maggior carico di benzina, l'ultimo parte al serbatoio quasi scarico. Caldarelli, fucsia nel settore centrale. E attenzione perché si comincia a accendere la qualifica. 89 millesimi per Caldarelli che comincia a spingere e di dannato. Qualifica 1.53.745, fu il riferimento, già siamo sotto ampiamente. Occhio Maxime Martin, 1.53.797, seconda posizione per Maxime. Attenzione perché arriva Caldarelli, spinge, suona, canta il 10 cilindri a V. Ayan Changuven bravissimo con la Porsche numero 22, 1.53.476, si migliora e o perlomeno in linea. Dries Van Thor con la sua miglior prestazione arriva, Caldarelli dentro l'ultima curva, facciamolo cantare il 10 cilindri. .55567 ha avuto problemi di traffico oppure ha abortito il giro nel settore numero 3. Klingman è in quarta posizione, praticamente abbiamo 4 BMW nelle prime 5 posizioni. Occhio perché Ayan Changuven con la Porsche di Stoccarda sta rallentando anche Dries Van Thor in questo momento. Sì, tanta questione di traffico, tanti problemi di traffico, l'avevamo detto ad inizio di questa live. Devo fare pace già con la lingua, è la prima gara, dai, mettiamoci d'accordo, non facciamo così tutto il campionato, lingua, per favore. Occhio perché Pereira si mette davanti a Maxime Martin, 1.53.765 per lui, sventolano le bandiere blu per piloti che stanno arrivando più veloce, sfanalano, bravo Pereira con la vettura numero 563, la vettura del Grasser, che sono tra a posto, l'altro allora. Ha in macchina uno degli assi di Lamborghini, vero Marco Mappelli? Marco Mappelli, assolutamente sì, sono molto in forma loro, hanno lavorato veramente bene, Lamborghini sembra messa anche bene in questa pista con la 163. 4-0 anche per Farfus, 3-9 per Eng con la numero 98. Attenzione ad Ayan Changuven che si è migliorato nel primo settore, in linea nel secondo, 0,006 millesimi di ritardo. Arriva terzo settore, la Porsche, l'avevo detto che era a posto Marco, la Porsche mi paghi la colazione per 2 settimane. Arrivano in questo momento, bella anche la livrea che a Marco piace tanto. Secondo settore non si migliora ma molto interessante, 79 millesimi di miglioramento nel primo settore per Pereira che continua a spingere con la Lamborghini, fuori la Porsche, la GT3R con questa scritta dorata, spinge e ricalca sul nero, brilla, passa sul traguardo, vediamolo Pereira, 1.53.378, rimane e solidifica la seconda posizione, arriva Pereira. Sì, che sembra aver rallentato Pereira, va a recuperare un po' di spazio e ora la track position è buona per lui. Il tema qual è? Se tu riesci a fare un giro rapidamente, un giro veloce rapidamente, non hai bisogno di girare tanto in pista e preservi la gomma per la gara. Oh, Van Thor arriva con un millesimo di ritardo, un occhiolino alla fotocellula, arriva, eccolo, io lo chiamo ferro di cavallo, arriva qui, sinistra, destra, lungo, lungo, lungo e poi si cambia direzione per ritardare la frenata e andare a aggredire il cordolo, si schiaccia l'anteriore della M4, quasi a baciare l'asfalto, ritarda, poi va dentro, si scuote leggermente, una scossa sulle posteriori, vediamo se ha lasciato lì qualche cosa, con Dries Van Thor che già in prima posizione arriva mangiando tutto il cordolo, poi cambia direzione, mi sembra molto più bassa, te l'avevo detto ieri Marco, la M4 di quest'anno cucito al cordolo e prepara l'ultima curva dentro, vediamo se Van Thor riesce a migliorare ancora, la numero 32 con Alessio Rovera, 328 millesimi nel secondo settore, arriva con la bandiera a scacchi, passa Van Thor, 1.53.493, non si migliora, rimane in pole, 1.53.3 Ayan Changuven sta per arrivare, occhio perché arriva Alessio Rovera che è in una 14ª posizione che può migliorare adesso, 21 millesimi, ma occhio perché il T3 è il miglior settore della Ferrari 296. Decisamente sì, intanto qua inquadrata proprio Rovera, ultimo settore, non è tanto lontano, vediamo che cosa sarà in grado 39, di fare Alessio. 40. Attenzione perché deve stare sotto il 54 per essere lì davanti, va dentro una McLaren ai box, ecco l'Alessio Rovere inquadrato con la sinuosità della 996 GT3, arriva Caldarelli che è in quinta, 51 52 53, 1.54.193, peccato Marco, il miglior settore doveva averlo lì, non migliora, non rimane è migliorato. 14esimo, arriva Caldarelli, 262 millesimi in ritardo, arriva anche Pereira, 173, forse un pochino troppo in ritardo. Sì, un filo, manca ancora qualcosina, vediamo se Andrea riuscirà a fare il miracolo nell'ultimo settore. Sì, gran giro, soprattutto ci sono tanti piloti sotto il muro del 54, 10 per l'esattezza, con Caldarelli che si è messo con la 63 in un rientra. Bel posto, vai box, ha capito che probabilmente non c'era modo di migliorarsi, cosa che invece Pereira sembra voler continuare a fare, arriva qui a mangiare il cordolo, rimane cucito a quella che è la sua situazione, va qui nel cambio di direzione, lungo in appoggio dove il V10 potrebbe saltarsi un po', arriva la Huracan, vediamo se va in box oppure no, ma credo che invece chiuda il giro, 173
millesimi di ritardo, deve fare un miracolo nel T3 Pereira, non si è migliorato nel settore centrale, va fuori sul cordolo che non è altissimo, quindi fastidio non dà, bandiera a scacchi, arrivano le immagini bellissime con questa sovrapposizione GT3 dentro. Di GT3, il miracolo, Calalazzo Pereira, aveva fiducia, 1.53.241 fucsia nel settore numero 3 e applausi e abbracci significano pole position provvisoria in Q1. Bravissimo Pereira, era a posto, lo si vedeva, Lamborghini sta lavorando veramente bene e lo testimonia anche un ottimo Caldarelli in sesta posizione. Ricordiamo, questa è la Q1, l'ha fatta il pilota 1, adesso c'è Q2, viene fatta dal pilota 2, Q3 fatta dal pilota 3. La pole position verrà decretata dalla media di questi tre giri, di questi tre migliori giri. Occhio, gran bella entry in terza posizione con la McLaren. Bravissimo, numero 188 Smalley. Smalley soprattutto è dell'equipaggio bronzo, ovviamente riciderà durante quelle che sono le qualifiche in quanto è lui il pro dell'equipaggio, ma Pereira che gira ha fatto, Marco, 1.53.241, mi rimane negli occhi il terzo settore che non è neanche perché sì era fucsia, ma poi Smalley fa 50.306, cioè ruba un decimo e mezzo a Pereira che aveva fatto fucsia nel T3. Niente male, niente male, veramente niente male da parte di questa McLaren. Benissimo Lamborghini, benissimissimo Lamborghini. Lo dicevamo che in Grassia stanno lavorando veramente bene, hanno trovato qualcosa di giusto, ma sono a posto anche in Aero Lynx perché Caldarelli vederla. È là. Bello vederla lì davanti nuovamente la Lamborghini Huracan GT3 Evo 2, aveva avuto tanti problemi lo scorso anno, belli vederli lì davanti. Si zucchera il caffè di Marco Mapelli che dovrà prendere le redini e andare in pista tra poco per cercare di cementare ancora di più. Questo è il recap, Marco, com'è andata? Beh, Frank Pereira là davanti, Dries Van Toren in seconda posizione di soli 63 millesimi, Smalley più un decimo e uno con McLaren, Guven quarta posizione e poi abbiamo Maxime Martin, Caldarelli, Marshall, McDonald, Klingman, Eng a chiudere le prime 10 posizioni. La prima Ferrari è quella di Eddie Shiver dello Sky Tempesta Racing, bravo Eddie Shiver italiano, 1.54.084 per lui, si mette nella... praticamente a ridosso della top 10, poi ovviamente Ui e Froggatt qualcosa pagheranno, Froggatt male non va, occhio perché Alessio Rovera adesso cederà il passo a Davide Rigon che abbiamo sentito ieri e ad Alessandro Verguidi in T3. Per quanto riguarda l'equipaggio della Lamborghini con Caldarelli, dovrebbe entrare Cairoli adesso se non ho visto bene, Mattia Drudi soltanto 24esimo, Marco, a un secondo e due da quella che sembrava la miglior prestazione, Maro Engel in difficoltà, Marco, Mercedes che non brilla in qualifica, è vero la 98 e la 998 sono lì a livello di tempi ma sono più lontani perché Eng fa una decima posizione, ce lo tolgono e ovviamente poi tutti gli altri sono un pochino più in difficoltà. Difficoltà ancora per Lorenzo Patrese, 45esimo in questo momento, è ultimo della categoria Gold, ma ripeto, questa gara è un pochino messa da parte perché la macchina qualche problema tecnico importante ce l'ha. Sì, li aspettiamo sicuramente negli altri eventi. In ogni caso una gara è 3 ore, è una gara molto complicata dove tutti andranno estremamente forte, bisognerà dare il 100% perché la 3 ore non è nient'altro che 3 sprint messe insieme. Assolutamente sì, Pereira grandissima guida nell'ultimo settore da prendere e da cementare, anche se poi alla fine il terzo settore l'ha fatto Smalley in maniera migliore, incredibile, bravissimo, clamoroso con la McLaren che era stata in sordina fino a lì, Marco. Ma aspettavo qualcosa di più da questa vettura, sai, perché era uno che avevo dato come papabili pole position. Sì, poi la gara però è un'altra roba. La gara è un'altra cosa, io parlavo proprio di pole, mi aspettavo qualcosa in più, non sono lontanissimi, devono recuperare 6 decimi e in 2 sessioni possono tranquillamente farcela. Però partire col piglio giusto, come ha fatto Pereira, perché è francese quindi l'accento va in fondo, mi scrivono. E quello che lui ha fatto è già mettere un piede là, facilitare un po' il lavoro dei tuoi compagni team che si sentono già più tranquilli, già più sereni ad affrontare il loro stint. Lo vuoi un dato? Vai. Perché adesso scende il re di questa categoria in pista, lo aspettiamo molto in una qualifica dove finalmente si fa sul serio, è colui che ha vinto 2 anni di fila qui a Paul Ricard, che lo scorso anno fece la pole nella sua Q, quindi fu la Q3, e soprattutto vinse la gara con uno stint clamoroso. Sto parlando del 6 volte campione Raffaele Marcello, record assoluto per quanto riguarda il GT3, e soprattutto Marco lo scorso anno fece nella sua categoria green flag 1.52.982, ma era un Q3. Il Q2 lo scorso anno
Fu portato a casa da Daniel Serra con la Ferrari 296 GT3 in 1.54.036. Io credo che saranno già più bassi, perché già della Q1 sì, erano più bassi. In 1.53.745 hanno fatto praticamente 53.0, quindi fa esatto, capire. Allora, se tanto mi dà tanto, 7-8 decimi più o meno quello che dovrebbe essere il miglioramento, adesso dovremmo essere sul 53 basso, ma secondo me saremo ancora più bassi. Abbiamo Pereira? Direttamente con Antonio Ranking, e allora sentiamo le considerazioni del poleman della Q1. Frank, fastest in Q1 in the 11th hour. Was that a strategic move to avoid traffic? Yeah, I mean, it was like always, you know, GT World Endurance is always quite intense qualify. Especially this year, I think there is more cars, you know, so it's even more difficult, and you always know that there's going to be a red flag, so you try to start immediately and later, but I really feel like the car was good. I think we did a really great job yesterday. We knew we have the chance to be in the front, but for sure when you have the feeling that you can be in the top three or four, you try. And it was difficult because I couldn't really get a good lap because of traffic. I had to slow down a lot, and I asked if it was possible for the fuel and everything for the rest of the qualify to do another lap, and yeah, the tires were a bit old, but anyway, I'm really happy to start a season like this. Well, absolutely, clearly worked out for the best. Congratulations. Marco. Beh, lui ha detto che sostanzialmente è stata una buona chiamata anche da parte del suo team. Nelle qualifiche cerchi sempre di evitare le bandiere rosse, quindi l'hanno messo in pista nel momento giusto. Poi lui dice: sappiamo che avevamo una grande macchina da prime tre posizioni, e sostanzialmente concludo io, ha fatto un grandissimo lavoro, ha fatto quello che doveva fare, probabilmente anche qualcosina in più. Ora avrà facilitato il lavoro ai suoi compagni, a Mapelli e Englert? Probabilmente sì. Sicuramente una mano te la dà, perché poi quando devi fare la media dei tempi, essere lì davanti non è assolutamente male, soprattutto perché c'è un distacco un pochino più elevato in pista. Per quanto riguarda gli equipaggi, adesso ve lo diremo praticamente di tutti quanti appena ci arriverà la grafica, perché la grafica non ci sta aiutando in questo momento. La temperatura del tracciato si è alzata di 4 gradi rispetto al Q1, perché siamo a 20 gradi adesso, con la temperatura dell'aria di 16 gradi. Si sta veramente molto bene qui a Paul Ricard, con praticamente assenza di vento, perché sono 2,6 metri al secondo di velocità di vento, quindi è un vento che non dà fastidio. Ed è una notizia qui per il Paul Ricard, tra l'altro. Soprattutto però perché c'è il famoso vento maestrale, da quello prende il nome il rettilineo di Paul Ricard, che dà veramente molto fastidio. In questo momento entrano praticamente tutti in pista, 12 minuti. Car 74 enter his pit box, so all the times from car 74 deleted so far. And is not allowed to join Q2 and Q3. Ok, la 74, avete sentito voi il Kessel Racing, per aver creato problemi al pit, sono stati cancellati tutti i tempi, e soprattutto non viene abilitata a fare il Q2. Team Radio? Okay, so take it easy first lap and then be the first pit. Track clear. Gli viene chiamato che ha pista libera e che questo è il primo giro, ovviamente sottointeso prepara le gomme. È Lismon, pilota della categoria Silver del team Come2U, dietro a un'altra Aston Martin, hanno pista libera in questo momento, con la Vantage GT3, Vantage rinnovata completamente dal punto di vista telaio, dal punto di vista strutturale della vettura, aerodinamico, rimane soprattutto. L'aerodinamica soprattutto, rimane una vettura che monta il 4000 biturbo vuoto di derivazione AMG, con una macchina che riconoscete il sound, è meraviglioso, una vettura che non ha altro da dire se non con le sue linee e le immagini che ci sono direttamente televisive, una macchina bellissima e meravigliosa. Bandiera bianco nero per la vettura numero 30 e si parte credo con i primi giri di lancio, con Kolb che ha preso provvisoriamente la prima posizione nella vettura numero 13, ma è un 55-0, quindi verrà pian piano sopravanzato da tutti gli altri. Occhio a questo ragazzo qui, Schirò, ha fatto molto molto bene ieri. Kessel hanno lavorato alla grande, come sono abituati a fare, ma aspetto grandi cose da Schirò e anche da Fumanelli, che entrerà per ultimo. Sì, me lo aspetto anch'io, con Cairoli adesso in pista, confermo, con la numero 63, attenzione perché avevano una quinta posizione prima, con anche Yellowly in pista per la vettura numero 98, Harper per la 998, Harper è il più veloce del suo equipaggio, Farfus ha fatto un buon 54-0.
arriva praticamente Hofer, che adesso fa il fucsia nel primo settore, ma 33 e 330 ancora c'è tempo per cercare di migliorare. Sono curioso di vedere tutti quelli che sono in pista con Sheldon van der Linde, che veste i panni del equipaggio numero 32. Qua vediamo appunto arrivare i primi passaggi, inquadrato per un secondo appunto la Lamborghini, eccola lì, la Lamborghini del GRT, che ha preso la pole provvisoria nella prima Q. Sì, attenzione anche a Daniel Serra, attenzione anche a Daniel Serra, perdona, Davide Rigon, che è in pista con la Ferrari numero 51, Michaels con la 52, poi abbiamo Cairoli con la 63, Vervish con la 64, che è la Mustang. Eccolo. Eccolo qua, inquadra troppo scarno, l'ho evocato Marco, Mustang è difficoltà ovviamente. Mustang è un progetto chiaramente nuovo, hanno bisogno di tanti chilometri di affinare questa vettura. Dal sound comunque sta spingendo Vervish, sfanala la Mercedes lì davanti, perché Vervish in questo momento è nel suo giro. Macchina molto particolare la Mustang, Marco? Sì, perché quelle linee tenute classiche, però riviste in chiave moderna, che fanno molto scuola in questo periodo, devo dire oggettivamente molto molto bella. Si migliora nel primo settore, qui ha il suo asso nella manica la Mustang, perché cammina veramente tanto sul con velocità, sfanala ripetutamente dal primo settore il buon Frederick Vervish. Velocità di punta buona anche per Mercedes, perché sì, Mustang ha tanta velocità di punta sul rettilineo, però non è ancora riuscita a sovravanzare. Adesso si sta avvicinando tanto, infatti si va a prendere la posizione in fondo al rettilineo del Mistral. Fucsia di Vervish nel settore centrale, 349 millesimi, diventano 19 adesso. Un po' di problemi in percorrenza curva, avete visto come è andata a inserire la macchina, ha avuto uno snap verso l'esterno e ha dovuto riprenderla nuovamente. Sto guardando tutti gli altri se qualcuno si sta inserendo. Marcello Fucsia nel primo settore, 420 millesimi, Marco. Cominciano a suonare le campane in Svizzera, cominciano a suonare le campane, si ricomincia da dove eravamo, si eravamo lasciati. 42 millesimi rimangono di ritardo nel settore centrale per Raffaele Marcello. Sta spingendo anche Vervish bene, ha un 237 millesimi di parzia di totale fino a questo momento, diventa 125. 186 millesimi di vantaggio per Vervish, dovrebbe metterla in prima posizione. 51, 52, 53, 1,53, 657, gran giro di Frederick Vervish dietro a Mapelli, 1,53, 0,47 per Marco Mapelli, il caffè razzuccherato come dicevo, sta arrivando un suo amico, Raffaele Marcello con la BMW, 125 millesimi di vantaggio nel settore centrale, arriva adesso, si è migliorato, non ha fatto fucsia, la va a girare per la prima volta con la BMW, in un passaggio sul traguardo qui nel GT World Challenge Europe, passa adesso. 52, 53, 1, 53, 122. Raffaele Marcello si mette in seconda posizione. Fucsia nel primo settore di 2 decimi rispetto a tutti gli altri. Soltanto Leroux adesso ha migliorato e ha fatto 33,0. Sono insieme i due amici, Raffaele Marcello e Marco Mapelli, sono arrivati insieme in circuito, sono insieme in questa Q2. Importantissima questa azione. Intanto Schiller, 182 millesimi nel di primo fucsia. Settore si sta migliorando la pista, stanno migliorando tutti, stanno prendendo confidenza, e allora attenzione a quello che potrebbe essere questa qualifica, bisogna esserli davanti, l'abbiamo detto, secondo me il target sono i 15 piloti. Attenzione perché Rigon, 1,53, 473, si tinge di rosso questa prima parte di qualifica, attenzione perché Rigon si mette lì davanti e dà un bel calcio a quelle che sembravano le difficoltà della 296 GT3 in questa qualifica. Rigon in terza posizione, 1,53, 4, possono fare di meglio, attenzione perché arriva Schiller, 1,20 è nel terzo settore ed è 71 millesimi di ritardo, bandiera bianconera per la vettura numero 30. Eccolo qua inquadrato Schiller, proprio con la numero 2 che aspettavamo, è nel terzo settore, sta iniziando ad avvicinarsi a quelle che sono le ultime due curve, fondamentale per lui tenere una buona linea. Harper, 2,5 decimi di fucsia nel primo settore. Si sta migliorando la pista, 463, arrivano adesso, diventano 2 decimi tondi tondi per Dylan Harper, attenzione perché arriva anche Schiller con 71 millesimi, arriva 51, 52, 53, Schiller la mette in quarta, fucsia nel settore numero 3, la mette in quarta, no, 1,52, 752, era sbagliato il crono, è la primo quarta, Schiller, è il combinato. È la quarta del combinato, sì, è davanti a tutti, il primo pilota tra l'altro scende sotto il muro del 53. Gran giro da parte di Schiller con la numero 2, veramente okay, gran giro. Harper, attenzioni serissime, Marco, arriva Cairoli, 282 millesimi fucsia nel settore centrale, si era migliorato Raffaele Marcello nel primo settore, non lo fa nel settore numero 2. Abortito arriva Harper, che abortito il giro. Clamorosamente rallenta. Ha abortito il giro.
Arriva Cairoli, sta per arrivare all'ultima curva Cairoli. 42-43, il Pullman della 75esima edizione della 24 ore di Spa. Sta arrivando adesso a bordo della sua Lamborghini, un cambio di casacca clamoroso. E sta arrivando lui. A un bel giro, sta sfruttando tutto, ogni centimetro. 1,52, 831, si mette secondo Matteo Cairoli. Gran giro da parte del pilota Lamborghini. Ottimo Matteo, ottimo veramente Matteo Cairoli, che passa da una Porsche alla Lamborghini. Fucsia Di Marcello nel settore numero 1, 32,955. Occhio, perché adesso comincia a spingere anche lui. Dovrebbe avere, potrebbe avere pista libera, a 3 decimi di ritardo dalla pole position arriva Laurin Henrik, 240 millesimi di vantaggio nel settore centrale, ma addirittura attraverso, attenzione perché rimangono autografi, linee di romanticismo, spinge questa Porsche che fa fatica a rimanere in pista, lui la sta domando con le redini, non con il volante. Marco si sta veramente facendo tutto quello che deve fare Laurin Henrik. Molto bella questa guida, vediamo se avrà pagato, vediamo se al termine del T3 avrà pagato. Vediamo adesso il settore numero 3 per Laurin Henrik, sta arrivando con la Porsche che si muove tanto sul posteriore, la fa girare di prepotenza e arriva adesso sul rettilineo del traguardo in scia, la BMW numero 32. Attenzione perché Raffaele Marcello non si migliora nel settore numero 2, ma non è lontano. Laurin Henrik 1,53-201, si mette terzo. Non ha pagato particolarmente la guida così, così aggressiva, soprattutto nell'ultimo settore dove devi essere molto molto pulito. Arriva Ganna con la Aston Martin numero 34, Aston Martin un pochino di fatica, l'avevamo detto, con le RU migliori interprete fino a questo momento. Sorensen è lì in 13esima posizione al momento con un 53,6, distante 9 decimi dalla vetta ad ora. Allora, Raffaele Marcello ha fatto il suo personal best nell'ultimo giro, 1,53,058, ed è in quinta posizione ed è praticamente a una manciata di millesimi dalla terza posizione. Sta provando a migliorarsi nel settore numero 3, 55,4. Piccolo cooldown per Raffaele, proverà probabilmente nell'ultimo giro. 3 minuti alla conclusione, bello il giro di Gunn. Sto guardando anche Davide Rigon, che nel primo e nel secondo settore non si è migliorato, lo ha fatto invece Harper, ha fatto 53,340 Harper, che in questo momento è in sesta posizione ed è a 3 decimi proprio dal suo compagno di scuderia, Raffaele Marcello. Davide Rigon credo farà un bel giro, perché 53,749 è un bel giro, ma non abbastanza per migliorarsi, fa 3 decimi peggio. Allora altro giro per Davide Rigon, probabilmente fiducioso che le gomme possano ancora dare qualcosa. Sheldon van der Linde sesto assoluto, ma più in ritardo in questa qualifica perché nella Q2 è soltanto 26esimo. Chi non è in ritardo e ha già deciso di porre fine alle proprie qualifiche sono Matteo Cairoli e Marco Mapelli. Lamborghini entrambi sanno di aver fatto un ottimo giro, quindi risparmiano rispetto a tutti gli altri 2 giri che saranno molto molto comodi per loro per la gestione della gara. Sì, perché queste gomme... Raffaele sta andando piano in questo giro, Mapelli è rientrato addirittura ai box praticamente da 2 giri. Esatto. Marco, ma... perché queste gomme, Ivan, fammi chiudere un attimo il discorso, dovranno essere usate da questo pilota in gara. Quindi attenzione, esatto. Attenzione a questa gestione. Ti volevo sottolineare la prestazione di Frederick Verbisch con la Ford, clamorosamente 13esima posizione assoluta in queste Q2. Ha fatto un giro da panico, sicuramente la scia l'ha aiutato sul rettilineo. Sì. Però Marco... E poi l'ha guidata la lui, devi però, guidare, eh? L'ha guidata lui, quindi bravissimo. E lui la guida così. Davide Rigon 193 millesimi. Attenzione perché Rigon è a 133 millesimi da Harper. Se riuscisse a migliorarsi, adesso magari con un terzo settore alla Pereira, diciamo così, potrebbe migliorare. Sheldon van der Linde 99 millesimi di vantaggio nel settore centrale rispetto al tempo medio, che è 1,53,667. Attenzione a Sheldon van der Linde, che potrebbe guadagnare qualche posizione in classifica non così nota per andare nei top, ma per comunque guadagnare posizioni in quella che è la media. Decisamente sì, decisamente sì. Intanto stiamo guardando proprio van der Linde, dove la piazzerà. Io mi ero perso un attimo a cercare una macchina che mi manca un po', ed è la numero 48. By box Rigon, bella la l'inquadratura della nuova telecamera da drone. 51, 52, 53, 54 e 0. Si migliora Sheldon van der Linde. Bella la posizione, sesta assoluta. Van der Linde che però rimane, ahimè, soltanto 26esimo. Difficoltà, strano, vedere van der Linde così. Strano, davvero strano. Davvero strano. E un altro equipaggio in difficoltà, come ti dicevo, è la numero 48. Ma sta spingendo, ha un ass flying lap, Marco. Perché non ci mancano 30 secondi alla conclusione. Per il momento, Mapelli, Cairoli, Henrik, Marcello, Schiller, van der Linde, che è in sesta posizione. Questa è l'overall. Ok, Pifo, Sweeten. Gli danno P4 a 3 decimi. Ok, questa che vedete sulla sinistra, non facciamo confusione, non è la classifica del Q2.
La classifica del Q2 è, l'abbiamo lì, noi sulla destra, voi non la vedete, quella che vedete sulla sinistra è la classifica del combinato per questo momento, cioè se dovessero partire adesso partirebbe in pole Mapelli, clamorosamente doppietta Lamborghini con Cairoli in seconda posizione, Laurin Heinrich in terza posizione con la Porsche, poi Raffaele Marcello con la 46 in quarta posizione, Schiller, Van der Linde, Harper, Goethe con due McLaren addirittura in nona e decima posizione, qui il contatto, eccolo, occhio perché potrebbero intanto aver fatto danni. E sì, potrebbero incappare in qualche penalità. Si è migliorato nel primo settore, non male nel secondo. Sta spingendo per l'ultimo tentativo effettivamente. Lì il problema è quando già il direttore di gara diceva non rallentate troppo nell'ultimo settore. Questo è quello che potrebbe succedere. Sì, potrebbe succedere quello che poi potrebbe aver causato quel contatto. Spinge Van der Linde perché 48 millesimi probabilmente sente la possibilità di andare in un buon giro che gli varrebbe tante posizioni avanti, Marco, perché Van der Linde è sesto assoluto essendo 26esimo in questa Q2. Spinge, ultimo settore, si schiaccia l'anteriore della sua M4, poi fuori qui nel rampino, cerca di dare meno angolo possibile, spigola quello che serve, bandiera a scacchi, Van der Linde 52, 53, 53, 752, sì, stavolta migliora, non di tanto, tre decimi, ma rimane in sesta posizione assoluta e Van der Linde sale in 19esima in questa Q2. Si conclude qui, Schiller davanti a tutti, Cairoli, Heinrich, Mapelli, Marcello, Harper, Rigon, Leroux, Hofer e Goethe. Bella questa qualifica con una variopinticità. No, bella variopinticità. Cioè, questa è articolata. Poi dopo mi fai il, come si dice? Chiamala Treccani, vedi se te la provano. No, bella questa Q2 perché è stata veramente molto differente l'un l'altro. Tanti marchi abbiamo, Mercedes, Lamborghini, Porsche, di nuovo Lamborghini, poi coppia di BMW, Ferrari, Aston Martin, Audi e poi McLaren. Il BOP sta funzionando e sta facendo quello che serve. Scende intanto il fluo più famoso al mondo, vettura numero 46, Valentino Rossi con il casco fiammante in macchina per la Q3. E Marco, è ancora tutto da scrivere, ma per il momento questa qualifica è stata molto divertente. Molto, molto divertente. Sappiamo che le prestazioni di tutte le vetture sono veramente ravvicinate in questo weekend e la qualifica non poteva andare diversamente. C'è tutto, tutto, tutto ancora in gioco. Intanto ci chiedono, vado a pescare qualche domanda dalla chat. Vai. Quando la gara c'è oggi pomeriggio alle 15 bandiera verde, ma il collegamento alle 14.30 qui sul canale GT World, Team Radio della 32, poi torniamo. Hey, check it flag for us, check it flag. Yeah, screwed on qualifying, that's worth it. Sequence going after that. Okay, mate, understood, understood. What happens now with... Io ho capito che gli è andato il checkered flag. Non era neanche contento. Poi gli hanno chiesto cos'è successo, esatto, ma lui non ha risposto. Non ha risposto. E allora intanto Davide dice di spollicciare il video. Ragazzi, mettete like. Allora ci chiedono, ci fanno una domanda e ce la fa molto interessante Claudio Rossi. Ovviamente non può saperlo se magari non sei troppo addentrato in questo campionato. Ci chiede se la Mustang, viste le difficoltà di guida, non è a trazione integrale. No, la trazione integrale è vietata. C'è solo trazione posteriore, cioè le macchine sono solo a trazione posteriore. E quindi lui diceva la Mustang ha difficoltà di guida, è vero, ce l'ha, però devo dire che Vervish fa un gran giro perché fa 53, 657, questo è il contatto con la BMW, la BMW numero 32 con l'Audi lì davanti che poi si è anche un po' innervosita. Sheldon Vanderlind, credo che il linguaggio corporeo sia sintomatico di una qualifica che non lo ha soddisfatto, Marco. No, chiaramente, chiaramente. Beh, è un pilota che può stare in ben altre posizioni e prendere un secondo non è comune per lui. Questo è il recap della combinata con la vettura numero 163 del Grasser in pole position provvisoria davanti a Caldarelli, Cairoli e Bortolotti, trittico tutto italiano, la 63, due Lamborghini davanti a tutti, Bagnaccia, Guvelli, Laurin, Eric Boccolacci che adesso scendono in pista con la 22, quarta posizione per la 46 con Martin, Marcello e Rossi, poi Stolz, Schiller e Gunon alla fine sono usciti fuori con la Mercedes e poi Vantor, Van der Linde, Verse, poi Farfus, Harper, S, McDonald, coppia di McLaren in ottana e nona posizione, poi la Ferrari della numero 51 in decima piazza. L'abbiamo detto, il target per essere lì davanti, lottare, essere efficaci, poi può succedere di tutto, perché può succedere di tutto, però essere nel top 15. Devi essere assolutamente nel top 15 perché ricordiamo, per l'ennesima volta non è più una 6 ore, ma è una 3 ore quest'anno qui al Paul Ricard, quindi devi partire tanto davanti per potertela giocare.
3 ore vuol dire 3 gare sprint, una gara sprint per ogni pilota sostanzialmente. Tanto saluto Mattia Izzo, grande Mattia, buongiorno a te, grande amico Mattia, è un pilota tra l'altro artistico sul sim racing che quando è in forma è imprendibile. Ciao Mattia, buongiorno, buongiorno a te ragazzi, godetevi questa qualifica, la gara non sarà in diretta su Sky Sport ma verrà riproposta martedì alle 17.30 su Sky Sport Arena in differita, sarà in diretta qui su YouTube, poi per le prossime gare probabilmente riusciremo anche su Sky Sport ad essere in diretta. Ci stiamo lavorando per voi perché questo è il motorsport che ci piace, il GT World Challenge ormai ci ha appassionato e ci ha rapiti, mentre alcune immagini arrivano dagli interni delle vetture. Marco, una parola su questa Mustang. Interessante, interessante, ma soprattutto è stato interessante il giro che ha fatto Vervish, perché più che dare meriti alla macchina in questo momento mi viene da dare meriti a quello che ha fatto Frederick, perché ha tirato fuori un giro clamoroso per quelle che sono state le performance viste finora da parte di questa macchina. Però comunque è un buon inizio, ti devo dire. Sì, assolutamente sì, bello, eh? Poi questo nero opaco della vettura numero 64. Quali sono le prime sensazioni di questa nuova stagione? Beh ragazzi, è veramente complicato perché a parte le piste cambiano veramente tanto l'un l'altra, si lavora in stagione, c'è il bop che cambia, in questa gara le sensazioni sono contrastanti, nel senso che secondo me la qualifica non rispecchia esattamente alcuni, non dico tutti, però alcuni valori in gara. Per esempio io la Aston Martin la metto in una di quelle macchine più veloci da gara, ma che sapevamo e ci stiamo prendendo che in qualifica avrebbe sofferto un po'. Sì, chiaramente. Intanto abbiamo visto un'azione particolare che si usa fare molto molto spesso, ovvero meccanico con meccanico che fa aprire e chiudere la portiera continuamente per pompare letteralmente aria fresca all'interno dell'abitacolo. Ricordiamo che anche se la temperatura atmosferica in questo momento non è particolarmente alta, comunque all'interno dell'abitacolo con questi motoroni che spingono le temperature salgono molto molto rapidamente, e pompare aria fresca per il pilota lo aiuta tantissimo nella sua gestione fisica proprio. È già salita la temperatura dell'asfalto di 1 grado e 2, ma sì, sta salendo anche in cabina, eh? Sì, esatto, infatti vado ad aprire un po', infatti, la porta. Marco, faccio anch'io, allora, come Marco, meccanico. Sono 2 giorni che non fa la doccia e questo è un problema. Non sto scherzando. No vabbè, ma si astiene, mi avvalgo non della parole. Facoltà di non rispondere. Com'è? Marco, fai il superiore. Allora, intanto si affaccia anche Gianluca 96, dice giustamente dai e bandierette, famoso pilota che in questo momento sta spopolando sulle Man Ultimate, pilota velocissimo, conosci dai e bandierette? No. Mazzi di asparagi a tutti proprio, per imprendibile, lui con testa a testa con Verstappen. Grazie, abbiamo anche Thomas che ci sventola la porta e fa entrare l'aria. Dorian Boccolacci, pilota facente parte della Porsche Super Cup, grande esordio, è stato all'interno del programma Porsche Scholarship. Ha fatto tanto bene ieri, eh? Boccolacci, l'ho detto che è uno di quelli da tenere d'occhio, come da tenere d'occhio anche Jack Dennis su queste ruote coperte. Green flag per l'ultima sessione di qualifiche. Sì, assolutamente, bandiera verde per l'ultima sessione di qualifica, questa è la Q3 ragazzi, spieghiamolo, l'abbiamo spiegato già all'inizio della telecronaca ma lo rispieghiamo adesso. La Q3, allora, ogni pilota ha un set di gomme nuove, ma dalla Q1 alla Q3 cambia che tu in Q1 parti con tanto carico di carburante e non lo puoi più toccare, quindi in Q3 tu arrivi con il carburante che è rimasto e sei ovviamente con una pista più gommata e in teoria dovresti essere molto molto più veloce degli altri. Questo non succede esattamente sempre, ma mediamente riesce ad abbassare, perché per esempio l'anno scorso a Spa non è successo perché ha iniziato a piovere. Quindi però se la pista dovesse rimanere costante, ecco qui che allora ne favorisci. E la macchina in teoria è più semplice, perché è una macchina molto scarica e quindi hai poi ci sono piloti che sono più a posto con la macchina carica, piloti che sono più a posto con una macchina scarica. Ma tendenzialmente metti anche il pilota più leggero a guidare la macchina con più carico di benzina. Ne parlavo stamattina con Mattia, mi ha detto io vado a fare Q1 perché tra i tre sono quello che pesa di meno. Sì, assolutamente sì, e ovviamente si lavora anche tanto su questo, sì. Si lavora anche tanto sui dettagli. Tom Gamble del Garage 159, scuderia inglese, intanto c'è il drone che si inalza davanti a noi sulle nostre cabine di commento e va a inquadrare il rettilineo. Noi siamo esattamente sopra il box numero 46, esatto, in cabina di commento, dove vedete quel ragazzo con il giacchetto fluo. È Thomas, colui che sventolava la nostra porta. E vedete, noi siamo esattamente, no, forse sopra la numero 3. Noi siamo sopra la Proton.
Sopra la Proton, ok, sopra la Proton siamo. L'ha deciso Marco. No, è qua sotto Ford Proton. E tanto esce l'Audi del Tresor Attento, comincia a popolarsi un po' la tribuna, bello vedere tante macchine qui al Paul Ricard, pronti per la gara, tanto c'è un grandissimo programma oggi perché ci sono le qualifiche, c'è il GT4 European Series subito dopo di noi, c'è la Midget Italia e poi ci sarà il Fanatec GT World Challenge Europe che sarà il momento di chiusura per questa giornata partendo alle 3 ma con collegamento alle 14.30. Marco Wittmann sarà lui, bandiera verde intanto, e alcuni piloti sono ancora molto fermi perché sanno che magari hanno soltanto un tentativo, devono cercare la pista libera e soprattutto devono anche gestire la benzina. Sì, ma più che altro è tutta una questione di track positioning e una questione di riuscire a fare meno giri possibili con quella gomma per portarla ancora in ottime condizioni proprio in gara. È un aspetto fondamentale. Tanto si muove la gambetta lì all'interno. E hai di tensione nonostante tutto, porta aperta, comincia a far caldo perché 21 gradi e 4 comunque in macchina fa tanto caldo. Poi ci sono macchine che hanno temperature più alte, le più alte in assoluto quando sei in macchina, me lo ricordo a Misano, sono le Lamborghini e le McLaren, sono quelle dove soffri di più. Hanno, ricordiamolo a chi è da casa che magari non conosce troppo bene, le vetture GT3 hanno anche la possibilità di far funzionare l'aria condizionata. Hanno l'obbligo di farla funzionare ed è proprio dal regolamento. Ma 8 volte su 10 non funziona. No, questo è un dettaglio. Però proprio dal regolamento, questa è una chicca che volevo tenermi più avanti, però se me la vuoi spoilerare adesso, il regolamento prevede che l'aria condizionata o un sistema di raffreddamento del pilota è obbligatorio accenderlo quando la temperatura esterna è superiore ai 30.1 gradi. E soprattutto mi ricordo che ognuno di loro delle macchine trovano dei tipi di raffreddamento diverso, per esempio Timur aveva addirittura un raffreddamento sul casco. Sì, esatto. Esatto, quelli è per quello che parlo di sistema di raffreddamento del pilota oltre che di aria condizionata. Tu l'aria condizionata la devi accendere quando scattano i 30.1 gradi, mentre il raffreddamento del pilota è libero. A meno che non sei in macchina con Nisi, perché fai i viaggi in macchina, 30.1 dice che non accende l'aria condizionata, se no perde cavalli. Esatto. No, soprattutto consumiando di più, quindi... È un cretino, ragazzi, cioè, quando ve lo dico io... Ma te cosa dici che dormi? L'hai dovuto accendere l'ultima volta per Daniel Montinario, salutiamo. Se sta male anche vedere le macchine che corrono. Va bene, dai, torniamo seri. Engelhardt con il numero 163, adesso è in mano la Lamborghini, cambio dalla Porsche che guidava lo scorso anno. Bortolotti, asso della Lamborghini numero 63, Dorian Boccolacci numero 22, Valentino Rossi con la numero 46, Gunon con la numero 2, Charles Vers, S, Gamble, Prete e Pierguidi. Occhio ad Alessandro Pierguidi con la vettura numero 10, occhio a Marco Wittmann con la vettura numero 98. Parte adesso la Q3, cominciano a fioccare, chissà se avranno 1, 2, 3 tentativi per Rafa subito sul serio. Fuchs nel settore numero 1, bene anche nel settore numero 2, anche se nel settore numero 1 ancora non sono così efficaci perché prima erano andati addirittura sotto il 33. Sì, esatto, però adesso stanno tutti iniziando a prendere confidenza, stanno portando in temperatura gli pneumatici, fra 1 o 2 giri avremo tempi molto 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 giusti. Assolutamente sì, 803 millesimi di vantaggio per Jack Dennis, anche lui pilota ex Formula E, 699 millesimi. Fuchsia nel settore centrale, cominciano a fioccare. Frogat 1.53.792 De Jong 1.55.743 cominciano a passare sul traguardo, cominciano a fioccare veramente in maniera interessante i Fuchsia. E adesso c'è ancora chi è nell'outlap, Valentino è nell'outlap adesso, deve passare nel primo split, nel secondo split è ancora nell'outlap, per esempio Valentino, sto guardando Pierguidi che anche lui è nell'outlap, c'è Dienst che è nell'outlap, Blattner che adesso fa Fuchs nel settore numero 2, eccola una delle macchine più belle di tutto il paddock, la numero 97, Rutronic, macchina guidata da Preining lo scorso anno in maniera idilliaca. Non solo, anche Kevin Estre ha fatto numeri male pazzeschi. Kevin Estre, male Kevin Estre. Emozione allo senza stato puro. Senza diffusore dietro a Spa, guidarla di traverso. Ragazzi, andatevi a prendere, a pescare la 24 ore di Spa in cui Kevin Estre guida lo scorso anno nella top 5 con la Porsche che non ha il diffusore, la seconda Porsche è 26esima, lui è terzo. Frogat, tanto si migliora, 131 millesimi di ritardo nel primo settore. E
in prima posizione provvisoria in questo momento, ma stanno arrivando tutti gli altri, con Pereira, Dylan Pereira, che anche lui pilota, che faceva la Porsche Super Cup, avversario tra l'altro di Dorian Boccolacci, uno di quelli che è stato a lottare per il titolo, poi alla fine non ce l'ha fatta, ma Dylan Pereira qualche gara l'ha vinta, una su tutte Spa, 1.53.657 con Audi, equipaggio numero 66, occhio a Bell che si sta migliorando anche lui. Fase ancora molto di studio, ancora tantissimo traffico nell'ultimo settore, occhio perché la numero 48 era in una posizione un po' brutta, un po' da impeding, infatti la 93 di Sky Tempest ha dovuto girare un po' più largo di quella che era la traiettoria ideale. Sto guardando, attenzione, con la numero 8 Fumanelli. Sì, Fumanelli anche lui molto bene, l'equipaggio Kessel lascia andare la Aston Martin. Sto guardando la Aston Martin numero 7, che è quella di Nicky Team, che anche lui è nell'outlap. Passano adesso sul traguardo, si colorerà nella parte finale questa overall con Froggatt che è davanti a tutti. Sta arrivando anche Green che fa Fuchs nel settore numero 1. Infatti Marco, sono già sotto il 33. Sì, iniziamo a andare molto molto forte. 29 e mezzo nel primo settore. Gran girare. Enrique Chavez che porta provvisoriamente Aston Martin davanti col 53,5. Siamo ancora altini, siamo altini. Stanno prendendo la mira, stanno prendendo la rincorsa, Marco, per andare a fare dei tempi. Ricordiamolo, lo scorso anno, Marco, in la pole position, cioè il giro veloce della Q3, fu quello di Raffaele Marcello, 1.52.982, unico pilota sotto il muro del 53. Siamo già sotto, potenzialmente si può arrivare a un 53,1S già, con la 9,98 si comincia a fare, questo è un tempo serio, 1.53,1, arriva Green, 53,4, e occhio perché arriveranno tutti gli altri. Ma aspetta, Müller, 1.53,131 con la 96 del Rutronic. E questo è già un gran tempo, Marco, 53,1, non ha fatto Fuchs in nessun settore, in settore, perché Chavez al T1, S al T2 e Grenier al T3. Chavez, eccolo qui, 58 millesimi con la Aston Martin, sta spingendo, ma aspetta però dei 52,5, siamo ancora un po' lontanucci. Se abbiamo fatto 52,7 nella Q2, Se cosa dice cosa? Passano Rossi e Pierguidi, 53,9 per Pierguidi e Valentino, credo di sia stato cancellato il giro perché era salito con 53,8 e adesso credo gli sia stato cancellato il giro. Sì, è stato cancellato il giro Valentino in questo momento. Era con Pierguidi, sono praticamente insieme. Mirko Bortolotti là davanti. Bortolotti sfonda di testa il muro del 53, 1.52.948. Eccola la briscola della vettura numero 63, l'Iron Lynx, che si mette lì davanti, trittico italiano, bandiera italiana da Bologna. Cominciano a fare la voce grossa qui in Francia. La numero 63 è di nuovo davanti a tutti. La 96 in seconda posizione, bandiera bianca. Attenzione perché bandiera bianconera per la vettura numero 46, quella di Valentino, gli è stato cancellato il giro. Sì, era quello che dicevi prima e questa è la segnalazione a schermo di quello che è successo. Occhio perché S sta andando molto molto forte con la qui inquadrata 998. Sì, attenzione anche a Pierguidi che si sta migliorando nel primo settore, lo fa anche nel secondo. Occhio perché Jake Dennis anche lui si migliora nel primo settore. Sono praticamente all'unisono tutti quelli che vanno forte, fanno 33,0, ma c'è qualcuno che azzarda 32,9, lo fa ancora. Bortolotti che si sta migliorando nel settore numero 1, non lo pescano le telecamere. Occhio perché comincia a girare lo spazio-tempo, 29,610 nel settore numero 2, si migliora ancora per andare a toccare un 52,5. Fuchs nel terzo settore per Jules Gounon, che questa pista la conosce bene, anche lui dice ok, sotto 53 ci vado anch'io, 1.52.990. Ecco qua inquadrata Iron Lynx, tra l'altro GRT Grasser con la macchina Pro davanti a trainare la macchina Silver. Bortolotti, 55 millesimi di vantaggio nel settore numero 2, sta arrivando con questa Lamborghini verde che con gli occhi della Huracan salta sul cordo. L'attenzione a Engelhardt, si migliora anche lui nel primo settore ma poi perde nel terzo. Arriva Bortolotti, sentiamolo come canta il V10. 1.52.775, giro più veloce qui a Paul Ricard, in mano a Mirko Bortolotti che lo fa cantare come una sinfonia perfetta e si va a cementare in prima posizione. Attenzione perché stanno arrivando anche gli altri. Dorian Boccolacci deve fare meglio, ma 1.53.240 è un gran giro, ma si sta migliorando nel settore numero 2, Marco. Gounon sta spingendo forte, in uscita da Signe ha lasciato là un pezzo di carrozzeria anche. Saltano le scintille, cominciano i giochi nel parco di Paul Ricard. Arriva Müller, 124 millesimi di ritardo. Attenzione
Aspettiamo per Guidi, che nell'ultimo giro ha fatto 53,6, si è migliorato ma non è salito di posizione, dietro Pereira di 17 millesimi, deve migliorare il giro Alessandro Perguidi, cercando anche lui di trovare il bandolo della matassa. Attenzione perché Rossi è passato ma lento, 54,027, deve trovare un miglioramento in questo passaggio. Valentino Rossi che sta per passare sul traguardo per lanciarsi nuovamente quando mancano 3 minuti alla conclusione. Jules Gounon 311 millesimi di ritardo nel settore numero 2. Taglia al traguardo, rimane terzo, non migliora la sua performance, però intanto sta arrivando Sven Müller che sta facendo molto molto bene in questo giro. Arriva Sven Müller, 124 millesimi di ritardo nel settore numero 2, arriva adesso sul traguardo Sven Müller, 1.53, 759 con la Porsche numero 96 che rimane in dodicesima posizione, anzi no, perché poi viene sopravanzata da Marco Wittmann che ha fatto 53.474. Sto guardando, si è lanciato adesso Valentino Rossi, lo vedete in scia alla Ferrari numero 51, può essere un buon traino, Marco? Può essere un buon traino. Ferrari a pista libera è un'auto molto 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 efficace, quindi essere lì e prendere i suoi riferimenti può essere importante. Speriamo per Valentino non abbia problemi di sottosterzo in scia. Radio 1, lo sentiamo. Last lap was 2 tenths slower than the previous one. Ok, gli ha detto che il giro precedente è stato 2 decimi più lento di quello che ha effettuato ancor prima. Si sta migliorando per Guidi, 32.951 nel primo settore per Alessandro Perguidi. Lo aspettiamo al secondo settore. Jules Gounon 209 millesimi di ritardo, ma si sta migliorando. Attenzione a Jules che può essere efficace, qui si è sempre trovato bene. Aspettiamo la Ferrari numero 51 al secondo settore. Bortolotti è in box, ha detto ragazzi quello che dovevo fare l'ho fatto. 53 52 e 7. Ok, venitemi a prendere, mi tengo la gomma. Sì, esatto, detto. Tra l'altro mi tengo la gomma, importantissimo ragazzi, una chiave di lettura per la gara la gomma. E anche Jules abortisce il suo ultimo tentativo quando manca un minuto alla fine. Non si è migliorato nel settore numero 2 per Guidi, 53-620 per lui. Difficoltà anche per Wertz con la numero 32. Lo vedo solo in 21esima posizione con 53-7. Charles Wertz. Buono il settore numero 2 di Valentino Rossi, 29-924, non si è migliorato però. Attenzione perché a 20 millesimi avrebbe bisogno di un paio di decimi di miglioramento, potrebbe salire di 10 posizioni con soltanto 2 decimi. Vediamo se lui e Perguidi riescono a fare questo salto. Passano adesso sul traguardo, eccolo qui Perguidi, 558 millesimi di ritardo. Occhio a Feller, 185 millesimi di ritardo con Valentino che va al box perché non lo do più lì dietro, oppure ha rallentato per rilanciarsi di nuovo. Perguidi chiude in... rimane lì, rimane lì. Non si... oddio, nell'ultimo giro ha fatto 53,5, bene, 15esima posizione. E Perguidi con la classifica combinata in questo momento sarebbe, non lo vedo, a sinistra, eccolo qui, 10ª posizione assoluta. Stanno tutti rallentando per lanciarsi per l'ultimo giro, mancano 10 secondi, si devono sbrigare. No, no, la 99, no, che Feller box, basta. Feller, vanno ai box, vanno ai box. Beh, buono Feller, ha fatto comunque un... Last flying lap per Valentino, si migliora nel primo settore, 33.210 nel primo settore, non velocissimo perché fanno molto meglio, S fa addirittura 32.8, nel primo settore la BMW paga un po'. Paga un po'. Il migliore interprete tra Rossi, Marcello e Martin era stato Marcello, 32.0. Lo aspettiamo al secondo settore, mentre le mani cominciano a finire di unghie nei box con la concentrazione. Comunque in questo momento la 46 sarebbe in quinta posizione dietro a S con la 998, con Bortolotti, Boccolacci clamoroso, la 163, la Lamborghini numero 163 del Grasser ha avuto grosse difficoltà e non è riuscita a trovare il giro valido per essere ancora lì davanti, ed è scesa tantissimo Marco, tantissimo. Eh sì, addirittura 18esima quando erano secondi, quindi uno o due Lamborghini che non si concretizza. No, però Mirko Bortolotti, Matteo Cairoli. Occhio al secondo settore di Valentino, è buonissimo, 29.795 per lui. Occhio perché è tra i più veloci in pista in questo momento. È 1 decimo di ritardo dal miglior secondo settore. Sta spingendo 185 millesimi con pista libera. Riesce a trovare la miglior prestazione, ma deve fare... In questo momento vai box, clamoroso. Box. Clamoroso, aveva la miglior prestazione in quel momento. Clamoroso che va in box adesso, si dà la gomma probabilmente, perché sono sicuri probabilmente Marco, va bene così, che anche magari anche guadagnando tante posizioni non in classifica S.
in media classifica non avrebbero guadagnato su un S, e quindi credo che tenere la gomma dove va Pret. Ah, ok, va direttamente ai box, l'ho visto tagliare. Passa adesso la numero 163, vediamo se si migliora. Passa adesso la Lamborghini, non ce la fa a migliorarsi. Engelhardt che rimane in 18ª posizione. Contenti al box WRT con Raffaele Marcello che sorride, partono lì davanti, sono nella posizione in cui volevano essere, top 10, partono quinti, ed è assolutamente una posizione estremamente buona, perché bisogna marcare bene la 63, che invece ha altre idee in Aerolinks, hanno altre idee, c'è quel trittico italiano che ha voglia di scappare, perché poi quando sei in Francia senti sempre un po' più la rivalità, voglia di scappare per la Lamborghini numero 163, quindi pole position per la numero 63, la Huracan GT3 dell'Aerolinks, conquista con il trittico italiano Bortolotti, Mapelli e Cairoli, nuova line up, nuova storia. Caldarelli, position. Bortolotti, Cardarelli e Cairoli. Bortolotti, Cairoli. Eh sì, hai detto Mapelli che è nella 63, bene, però è abitudine, vanno, abitudine, abitudine. Avete capito? A posto. Licenza poetica. Tricolore italiano a farci godere lì davanti, è una pole position tutta tricolore di una Lamborghini che fa un tempo che non ha senso in tutti e tre i suoi piloti. Bortolotti probabilmente sottolinea quella che è una prestazione in qualifica. Ragazzi, adesso vado in cabina di questi nostri amici tedeschi, voi parlavate prima della qualifica, io ho detto guardate ragazzi, secondo me la pole la fa 63. Ah no, è grande intenditore, allora, grandi... Arlecchino truttrutrus, eccoli qui. Lì davanti, soprattutto Marco, però ti do, sentiamo l'intervista, la 998 fa un gran salto in avanti, attenzione perché essa ha fatto una gran qualifica. Essa è stato molto forte, sì. Well guys, what a mega team effort. I'll come to you first. That lap seems to come from nowhere. Well, I think I'm pretty happy. It's been a great lap, great quali for us. Both my teammates also had great laps, so it's a team effort in the end of the day, otherwise you can't be on pole in such a competitive championship like GT Pro Challenge Endurance. So it's great after, you know, kind of a tough season last year where the pace was always there but the results really never suit us. I think it's great to come back with a strong result this morning, but still, the 3-hour race is this afternoon, so we're going to focus on the race now and try to get the result home. Brilliant. And do you think that this will translate into race pace for you? Yeah, that's the aim for sure. I mean, we know that we have a strong package. I mean, teammates and car, I'd say it's on a good level. So the goal is clear for today. I think we can do it. I mean, as long as we keep the car on track, no mistakes, and have a clean race, I think we can make it. But really happy how it ended up the qualifying. It was my first real qualifying with the Huracan GT3, and we are on pole, so I cannot ask for a better result. Of course, with it being your first quali, how are you finding the Lambo? Well, pretty different compared to what I was used, but I mean, it's such a great car, and we know that the potential is there, so it's going to be challenging today, but at the same time, we are ready to fight. Absolutely, and finally, Andrea, it's a capacity grid, very, very busy out there. What's your strategy going to be? Starting from the front can't hurt. Yeah, for sure it doesn't hurt. At one point we will hit traffic anyway, we know that. But it's a 3-hour race, so we know that we have to stay out of trouble. That's the first thing, knowing what happened last year in this race. So I think it's literally the strategy, stay out of trouble, be careful with track limit, and try to finish what we just did this morning. Absolutely. Great start to the weekend. Best of luck. Marco. Beh, riassumiamo quello che è stato detto. Innanzitutto parto da Cairoli perché sono le parole più impressionanti. La mia prima qualifica con Lamborghini e comunque lui l'ha messa là davanti. Probabilmente pensava di essere a Spa. Ma sì, probabilmente si è detto che la macchina è molto diversa rispetto a tutte quelle che ha usato finora. Anche Mirko Bortolotti si è detto molto molto contento di quello che è stato fatto. Il team ha lavorato davvero bene. Interessante anche le parole di Caldarelli che ha detto ok, adesso testa la gara, la strategia è rimanere fuori dai casini e avere una buona gestione del traffico. Sì, molto bello, sono contento per il trittico tutto italiano, comunque sorrisi anche nelle box WRT, si sono accontentati. Valentino sta facendo un bel giro, l'ultimo stint funziona, il terzetto con
Raffaele Marcello, Maxime Martin e Valentino Rossi, pole position al numero 63 davanti alla Porsche, numero 22 di Elian Ciangoven, Laurin Eric e Boccolacci, poi Stolz, Schindler e Gunon, poi Pereira, Mapelli, Engelhardt, quarta posizione, Farfus, Harper, S in quinta, Maxime Martin, Marcello, Valentino Rossi in sesta posizione, poi Van Torre, Van der Linde, Vers, settima, Smalley, Cotting, Aprette, poi McDonald, Gutt, Gamble con le due McLaren, ottava e nona, Eng, Yellow, Lee, Wittmann con la 98 davanti alla Ferrari, numero 51, la prima Ferrari di Alessio Rovera, Davide Rigon, Alessandro Pierguidi, poi via via tutti gli altri. Drudi, Sorensen e Nicky Dim partono a 940 millesimi di media di ritardo e occhio perché partono 17esimi, non sono leggermente al limite, buoni, diciamo. al limite. C'è una bella griglia di partenza, continua la difficoltà per l'equipaggio numero 88, quello di Lorenzo Patrese, Lorenzo Ferrari e Moncini, che fanno fatica e partono in 49esima posizione, ma una macchina con cui stanno veramente facendo tanta fatica ad esprimere il loro potenziale. Sarà una gara di transizione questa qui. Comunque tanti italiani in griglia, molto bene, bravo Bertolini con l'equipaggio numero 52 in compagnia dei due Michaels a 1:09 in posizione numero 47. In bocca al lupo anche ad Andrea Bertolini, in bocca al lupo a tutti gli italiani in griglia, che sia una bellissima gara. 14:30, ve lo ripeto, 14, segnate, prendete una penna, segnate 14, salvatelo sulla linea, sul telefono, salvatelo. 14:30, Marco, collegamento qui su YouTube, gara in diretta solo qui su YouTube, commento solo italiano. Solo. Se vedete un'altra lingua, non la cliccate, italiano. Cliccate la lingua italiana, 14:30 collegamento, 15 green flag, bandiera verde per la gara di 3 ore qui a Paul Ricard. E allora highlights, li lasciamo correre in silenzio mentre sta per prendere via la gara del GT4. Grazie a Marco Gabellenesi. Grazie Ivan, ma soprattutto grazie a tutti voi di essere stati con noi. Soprattutto vi ringrazio, condividete la diretta, fate storie e rimanete collegati con i nostri profili social, Ivan Nesta e Marco Nesi, perché ovviamente arriveranno le interviste ai protagonisti di questa bellissima qualifica e di questo bellissimo GT World Challenge Europe. Alla vostra Ivan Nesta è veramente tutto, ci vediamo 14:30 qua. Ciao, fate bravo. Ciao.